Valerio, ritorna il Forum Meet, quest'anno la sesta edizione. Quali i temi dell'edizione? Il tema scelto per quest'anno è l'Europa verso uno sviluppo sostenibile. Abbiamo preso in esame gli obiettivi, 4 dei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, agenda scritta nel 2015 che per i prossimi 15 anni si prefigge proprio di raggiungere 17 obiettivi e 169 sotto-obiettivi miranti proprio ad ottenere uno sviluppo sostenibile su tutto il globo. È un percorso iniziato da qualche anno e vogliamo oggi provare a capire qual è il livello di raggiungimento di questi obiettivi e soprattutto cosa possiamo fare noi nelle nostre diocesi per aiutare e agevolare il raggiungimento di essi. Ragioneremo oggi insieme alle altre Caritas della Sicilia che hanno collaborato alla realizzazione di questo evento, perché ricordiamo il Forum Meet quest'anno è un evento della delegazione regionale Caritas Sicilia. Ci saranno anche degli ospiti da tutta Europa, possiamo dire, e racconterete anche 4 storie, belle storie. Sì, racconteremo delle esperienze che vengono riportate dalle 4 Caritas diocesane che hanno collaborato all'organizzazione dei laboratori. Parleremo di Albania, l'Albania sarà fortemente presente in questo contesto attraverso degli ospiti che arrivano perché portati e proposti dalla Caritas di Caltanissetta ma anche dalla Caritas di Agrigento. Si parlerà di sviluppo sostenibile anche nei nostri territori, come per esempio quello di Messina, attraverso l'esperienza della Fondazione di Comunità di Messina. E il bello sarà proprio che gli elementi, le esperienze concrete saranno al centro del percorso educativo formativo di questi giorni. Nell'intervento del Cardinale Montenegro, che ricordiamo, oltre ad essere nostro arcivescovo, è presidente di Caritas Italiana, ecco, il Cardinale Montenegro ha chiesto di porre al centro di tutto l'uomo e non il mercato. Eh sì, questa è la sfida. Gli obiettivi dello sviluppo sostenibile hanno questo obiettivo, quello di aiutare ad una riflessione, invitare ad una riflessione che ponga l'uomo al centro delle dinamiche economiche, che dei paesi che puntino allo sviluppo economico senza considerare lo sviluppo umano sicuramente rischiano di fallire il loro obiettivo, mentre gli obiettivi sui quali rifletteremo oggi sono proprio mirati a comprendere come porre l'uomo al centro dell'attenzione, perché solamente dei contesti, dei paesi in cui l'uomo viene valorizzato, ha un diritto allo studio, riesce ad accedere allo studio, ad un lavoro dignitoso, ma anche in un contesto economico ed ecologico dignitoso e salvaguardato, è un uomo integrale, un uomo che riesce ad immaginare il proprio futuro, e questo è il presupposto per poter immaginare un futuro di pace nel bacino del Mediterraneo.